Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo è un video molto semplice, ma allo stesso tempo spero molto utile per chi come me qualche anno fa aveva bisogno di avere informazioni su come funzionava il motocoltivatore reversibile. Io all'epoca non riuscii a trovare quasi nulla online, pochissima roba. È un argomento che secondo me può venire utile al piccolo agricoltore perché avere un motocoltivatore reversibile e non fa la differenza sulla possibilità di poter montare o meno attrezzi diversi dalla fresa, come ad esempio il piatto falciante, il piatto falciatutto che vedete qui in questo momento. Il motocoltivatore l'ho utilizzato fino a mezz'ora fa, è sporco, mi è venuto in mente di fare questo video, quindi non guardate che è sporco, mi dispiace, però qua quando ho il momento giusto, quando ho l'ispirazione, quando ho la possibilità faccio video, quindi non sono video da vetrina, sono video di uno che cerca di lavorare il terreno. Allora, motocoltivatore reversibile. Affinché il motocoltivatore sia reversibile, occorrono alcune particolarità tecniche. Le leve si devono poter togliere dai loro alloggiamenti, dopo lo vediamo insieme, e le stegole, che sono queste qua, con il piantone, devono potersi girare di 180 gradi, perché normalmente i motocoltivatori che vedete voi hanno il motore davanti e la fresa dietro. Se dovete utilizzare altri utensili, come ad esempio il piatto tagliaerba o una trincia, va girato. A parte rari casi in cui ci sono trince apposta per motocoltivatori non reversibili, ma costano un'esagerazione, se dovete acquistare un motocoltivatore nuovo usato che sia, cercate di acquistarlo già reversibile, perché questo vi dà la possibilità di poter montare un sacco di attrezzi nuovi. E in un piccolo appezzamento di terra, avere una sola macchina che fa più funzioni, sono soldi e tempo che si risparmiano. Quindi vi dicevo, adesso lo vedete al contrario, le stegole sono girate verso il motore e lui in realtà sta andando a retromarcia, perché vado avanti con questo. La marcia è in avanti, ma in realtà lui sta andando a retromarcia, ecco perché occorre che sia predisposto con le stegole che si possono girare, con i comandi che si possono ruotare e se c'è l'inversore è la cosa anche migliore come questo. L'inversore adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, partiamo dall'inversore. Una volta selezionata la marcia, in questo caso prima, questo mi permette l'inversore di andare avanti o indietro muovendo soltanto una leva e non toccando più la leva delle marce. L'inversore è questo: si preme la frizione, si muove l'inversore, si lascia la frizione e lui si muove. Quindi io le marce non le tocco più ed è una grossa comodità. Ora, piccolo accorgimento tecnico che vi può salvare, non dico la vita, ma sicuramente le gambe. Qui ora non c'è. Qui ci dovrebbe essere la sicura per evitare che col mezzo con la fresa inserita, quindi col mezzo con le stegole girate a 180 gradi, il motore davanti e la fresa dietro, con questo semplice fermo si fa in modo che non si possa inserire la retromarcia quando la fresa è inserita. Voi state fresando in avanti, dovete fare manovra, mettete la retromarcia non entra, in questo caso l'inversore rapido non entra ed è un bene perché succede che se dovesse entrare con la fresa che gira, se voi inciampate vi viene la fresa sulle gambe e vi maciulla tutto. Purtroppo i vecchi motocoltivatori non avevano questa sicurezza qui, sono un bel po' di anni che c'è. Questo perché ho introdotto questo argomento? Perché per girare le stegole e per farlo funzionare in retromarcia, con la presa di forza che gira, ho dovuto per forza togliere la sicurezza. Quindi lui in realtà andando in retromarcia ha la presa di forza che gira e posso inserire ovviamente la marcia avanti e indietro. Ora sta a me, in questo caso, quando devo fare retromarcia, tolgo la forza dalla PTO, lui per inerzia finisce di girare, io faccio la manovra che devo fare, rimetto la marcia in avanti e ridò forza alla PTO. Con la fresa questo non si può fare, per fortuna dico. Quindi adesso che dovremo rimontare tutto per permettere la fresa, dovrò rimettere la sicurezza. Ho perso quella originale perché c'è una testa che la so solo io, quindi metterò semplicemente dado e controdado in modo tale che la testa del dado tocchi la sicurezza qui, non si innesti la retromarcia. Ora vi faccio vedere come diventa reversibile. Conviene prima montare la fresa, quindi adesso tiro via quei due dadi lì, vado indietro col motocoltivatore spento, disinnesco il meccanismo. Attacco la fresa, la collego e poi giriamo le stegole. Allora, i nuovi motocoltivatori sono dotati di sgancio rapido, hanno un altro tipo di attacco. Senza attrezzi, con una leva si monta e si smonta l'attrezzo giusto, sono più comodi, mi rendo conto, però questo ha i suoi anni e vi dico la verità, mi accontento di questo. Ci si perde qualche minuto in più, ma cambia niente alla fine. Tutto sta a imboccare i bulloni. Ora, avessi avuto una mano o un muro davanti, sarebbe
sarebbe stato meglio perché avrei lavorato più agevolmente. Mentre spingevo, lui si muoveva. Allora, il più è fatto. Ora devo capire le dinamiche dei pesi perché questo nuovo motore pesa 31 kg. Quello precedente sicuramente 7-8 kg in meno li pesava, anche qualcosa in più. Devo capire se devo zavorrare o meno. Devo infilarlo meglio dentro. Mi appoggio su quello. Ecco. Oh, adesso sì. Mi raccomando, questi vanno serrati bene perché mi era capitato di averli serrati male e con le vibrazioni tendevano poi a sganciarsi. Non abbiate paura di tirare, tanto chiave da 19. Ecco qua. Ok, ora giriamo le stegole. Per girarle bisogna toglierle. C'è una coppiglia e alcuni hanno una rondella, altri no. Una. Ho perso la coppiglia e in emergenza ho messo un chiodo, ma fa il suo lavoro. Appena ho la coppiglia la cambio. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Coppiglia, rondella. Ora si sgancia il fermo e si ruota di 180 gradi il manubrio con le stegole. Nel montare il motore non ho controllato bene il giro del cavo dell'acceleratore, quindi semplicemente adesso lo smonto, via, e gli farò fare il giro giusto. Si blocca, ecco qua. E questo gli facciamo fare il giro giusto. Rondella e coppiglia. Mettiamo la rossa sotto perché così ho entrambe le nere, i leveraggi neri sopra. Sono operazioni semplici. Ecco qua, vai, ricominciamo a lavorare. Non lo metto neanche in moto se non metto questo fermo qui. Adesso mi preparo, prendo la vite giusta e vi faccio vedere. Ok, ora ho trovato buloncino, qualche dadino per fare il fermo di sicurezza. Dopo vi faccio vedere come funziona. Ci ho dimenticato la pinza. Va bene, allora facciamo così. Ora vi mostro soltanto come funziona, poi lo tiro da solo. Ok, adesso vi mostro la funzione di questo fermo di sicurezza che è qui. Dunque, questa è la stegola per la marcia avanti. In questo momento io sto andando avanti con la stegola tirata indietro, quindi se sto andando avanti posso benissimo premere la frizione e mettere la presa di forza. Ecco, in questo istante io sto fresando, sto andando avanti e sto fresando. Per tornare indietro, intanto quel fermo non mi permette di muovere questa stegola qua, quindi devo prima togliere la fresa, poi vado indietro. Ecco, ora che sono in marcia indietro, se malauguratamente volessi mettere in funzione la fresa, non va, non può andare. Ecco, è un sistema talmente semplice, ma che veramente, credetemi, può salvare le gambe di una persona, perché non è il primo che ci lascia le gambe. Sui vecchi motocoltivatori era una tragedia. Ecco, così sto fresando. Così vado in retro e così la fresa non può entrare in retromarcia. Perfetto. Lo vediamo al lavoro e vediamo come va con questo nuovo motore.
Qui ho già fresato, posso andare un pochino più sotto, posso spingere un po' di più le stegole senza il rischio che mi scappi. Lì invece è inerbito e quindi lì ci devo andare molto cauto, altrimenti mi scappa. Quindi farò più di una passata, piano piano, le prime le farò molto superficiali, poi ogni volta abbasserò, col peso delle braccia, abbasserò le stegole per entrare più in profondità. Si fresa sempre in prima marcia perché si dà il tempo alla fresa di lavorare, se no il motocoltivatore va via. Solo per spostarsi si mette la seconda. Mi raccomando, occhio, perché se trova una parte non fresata, trova il terreno duro, la fresa si blocca e il motocoltivatore va avanti. Spero che si veda, vibrerà un po'. Vi mostro la comodità dell'inversore rapido. Innesto la prima. Ho l'inversore rapido su avanti. Ok. Adesso a questo punto, se voglio far manovra, premo la frizione, non tocco il cambio, inversore rapido, mollo la frizione, quindi vi rendete conto della velocità che si può avere nel fare manovra con un motocoltivatore del genere. Quelli base non ce l'hanno. Se potete spendere un euro in più è meglio, se no dovete sempre star lì a mettere in folle, poi in retromarcia. Inversore rapido davanti, ecco qua, metto in folle. Ecco, adesso sull'inerbito, dal momento che il terreno mio è in discesa, sfrutto la pendenza a mio favore. Cosa faccio? Comincio a fresare in salita, perché se fresassi in discesa sicuramente mi scapperebbe in avanti, perché col peso del motocoltivatore in discesa, come trovo una zolla dura, si blocca la fresa e il motocoltivatore scappa. E all'inizio ci si spaventa. In salita può capitare, ma è più raro, perché il peso del motocoltivatore comunque è all'indietro, visto che deve fare anche la salita oltre che fresare. Questo è il terreno della prima fresata, sono andato una volta su, una volta giù, non ho premuto per niente sulle stegole perché tanto mi sarebbe scappato. È un terreno che non ho mai coltivato questo, vedete, sono sceso di poco, sarò sceso di 2 dita, 4 centimetri. Ora non è che scende molto questo motocoltivatore, quando sono sceso di 10-12 centimetri è tanto, non so se arrivo a 15. Fatto sta che adesso provo a premere un po' di più sulle stegole, ma sempre in salita, perché in discesa mi scappa. Bene, spengo e vi saluto, tiriamo le somme. Allora, non dico che è un piacere lavorare adesso con questo nuovo motore rispetto a quell'altro, perché comunque è sempre fatica, però devo essere sincero, mi sto divertendo, perché l'altro aveva dei vuoti di alimentazione, faceva odore, puzzava, faceva rumore, era meno potente, era meno regolare. Insomma, aveva i suoi anni, aveva una trentina d'anni e quello che doveva fare l'ha fatto e cercherò di rimetterlo a posto, ma nel frattempo con questo sto veramente apprezzando
progressi della tecnica, perché non ho mai avuto un motore così moderno su un mezzo mio da lavoro. Tornando al motocoltivatore, vi dicevo, se dovete fare la spesa adesso ce ne sono di bellissimi, ci sono anche quelli con i freni sulle ruote, quindi voi premendo il freno di sinistra, lui tende a girare da una parte, premendo a destra gira dall'altra parte, si può sbloccare il differenziale, quindi se dovete fare manovra lo sbloccate, le ruote girano indipendenti, queste invece no. Queste sono faticosissime, girano sempre alla stessa velocità, però siamo sempre lì, dipende un po' il budget che avete a disposizione, cosa dovete fare, insomma. Ci sono degli ottimi usati, mi raccomando, sugli usati guardate che ci sia quella sicurezza, perché i vecchi, vecchi Pasquali, anzi quelli antecedenti ancora ai Pasquali, ottime macchine, qualcuno so che non ce l'aveva quella sicurezza lì, quindi o la fate o evitate di acquistarlo. Bene, è tutto per questo video, è ovvio che chi già le usa queste macchine qua può evitare di guardarlo perché non gli ho detto nulla di nuovo, ma chi è alle prime armi, come lo ero io qualche anno fa, vedere la trasformazione di un motocoltivatore reversibile penso che faccia comodo a tutti, insomma, se dovete acquistarlo, può fare la differenza tra acquistare una macchina che fa solo la fresa e una macchina che può fare un po' di tutto. Ecco, questa volendo ci si può mettere anche una turbina per la neve, ci si può mettere una, come dicevo, la trincia, insomma, le cose da fare sono tante e con una sola macchina alla fine risparmiate. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto volete mettervi un pollice in su, ve ne sono grato, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, seguite il blog perché adesso in primavera ci sono tanti consigli utili su giardinaggio, agricoltura e piccola agricoltura domestica, Consigli di quello che ho fatto io prevalentemente, quindi ci sono passato. Buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.